Ciao a tutti amici di Guida Galattica per Fisioterapisti e benvenuti a questo secondo appuntamento con le interviste galattiche. E al mio fianco il nostro gradito ospite, Valerio Palmerini. Ciao Valerio. Ciao a tutti, buonasera. Con Valerio, ovviamente, grazie alla sua grande esperienza in riabilitazione temporomandibolare, tratteremo approfonditamente questo tema. Con Valerio ci siamo conosciuti lo scorso dicembre al corso di sulla anatomia della temporomandibolare a Parigi, un corso che consiglio a tutti quanti vivamente, veramente ben organizzato e dagli Corso ottimi professionisti. di anatomia Anatomia settoria. settoria sul cadavere. E magari qualcuno si iscriverà dopo la nostra chiacchierata. Per Valerio è stato un anno bello pieno, con ovviamente tutti i suoi corsi, in più la sua presenza da relatore al Facial Connection a Città del Messico a marzo, e poi tanti altri progetti che stanno per venire. Che bollo di pentola, sì. Sì. E quindi con Valerio oggi parleremo di riabilitazione. Prima di ovviamente entrare nella parte più fisioterapica, più tecnica, una curiosità per Valerio, insomma, dove è nato il tuo interesse per la temporomandibolare? E poi, diciamo, per un fisioterapista che in questo momento vuole avvicinarsi a questo tipo di specializzazione, che consigli avresti? Io praticamente ho cominciato a fare riabilitazione temporomandibolare già negli anni dell'università. Ho avuto la fortuna di avere una grande maestra come Paola Colonnelli, che per prima mi ha indirizzato appunto a questa tipologia di fisioterapia. All'epoca già dell'università ho svolto i miei tirocini presso la chirurgia maxillofacciale di Sapienza, diretta dal professor Cascone, e presso la clinica odontoiatrica nel reparto di gnatologia, diretto dal professor Di Paolo. Ho proseguito poi la mia collaborazione in questi centri, ho aumentato ulteriormente, ho collaborato per altri 5 anni pure con il centro Cefalè, sempre del Policlinico Umberto I, diretto dalla professoressa Cerbo. Quindi questa nas passione nasce dal fatto che già dai tempi dell'università mi occupavo di questo. Finita l'università, io ho sempre avuto, che poi è la passione anche che ci ha fatto conoscere a me e a te, Paolo, la passione per l'estero, che c'era la possibilità di specializzarsi, di accrescere le proprie conoscenze, la propria esperienza in Olanda. Sono stato prima in Francia, a Lione, per un periodo di studio sulla colonna vertebrale, poi da lì sono andato ad Amsterdam e mi dividevo fra Amsterdam, Utrecht e Nijmegen per approfondire appunto tutto quello che era la mandibola. E la fisioterapia, la valutazione, la fisioterapia di una disfunzione appunto dell'articolazione temporomandibolare. Quindi diciamo che è sempre stata un po' nella mia carriera. Cosa tu mi chiedevi, cosa consiglierei a un ragazzo giovane che si vuole ad approcciare? Che secondo me fa bene, che io ritengo che stiamo andando sempre di più incontro a una fisioterapia di iperspecialisti, di persone che siano super specializzate in una particolare disfunzione, in una particolare problematica o in un particolare distretto. D'altronde quello che sto dicendo mi sembra che già ne stiamo assistendo con la nascita di specialisti in pavimento pelvico, piuttosto che negli specialisti, ad esempio, di fisioterapia sportiva o come il recentissimo anche corso di fisioterapia dermatofunzionale, che magari per noi in Italia è una nuova, diciamo così, branca della fisioterapia, però già all'estero ci sono tantissimi fisioterapisti specializzati in Sì, no, ma dermatofunzionale. sfondi con me una porta aperta sul tema delle specializzazioni in fisioterapia. Però in realtà proprio la mia seconda curiosità era, tu hai menzionato appunto l'università. Durante il mio corso di laurea l'ATM è stata forse accennata una volta. In molti corsi di laurea l'ATM ancora è poco presente, però nonostante il fatto che insomma gli studi epidemiologici sottolineino la frequenza di questo tipo di disfunzioni, secondo te dov'è la motivazione per questo e cosa potremmo fare magari
per cercare di migliorare le cose. Guarda, su questo è una domanda che dovremmo fare in generale sui programmi universitari per i fisioterapisti, dovremmo fare probabilmente di più ad altre tipologie di responsabili come AIFI, come SPIF o come lo stesso Ministro della Salute. Però ti posso dire quello che stiamo già facendo e che per fortuna sta venendo fatto sempre di più. Sono sempre più spesso organizzati delle cosiddette lezioni ADE, cioè queste lezioni che vanno per gli studenti universitari al di là del normale orario Curriculum. didattico esatto. Ne abbiamo organizzati a Roma, io stesso prossimamente terrò un ADE al Gemelli, abbiamo ADE organizzati a Milano, a Catania prossimamente. Insomma, tante Qualcosa si università sta comunque, muovendo. sì. Chiaramente, come tutte le cose italiane, magari non si può già mettere, diciamo così, in maniera ufficiale, però sono tante le università italiane, esatto, che si sono accorte dell'importanza di questo settore riabilitativo, sia per il gran numero di pazienti, sia per le possibilità che ha di inserimento. Dice, parlavamo prima dei ragazzi più Infatti. giovani, no? Quindi di inserimento nel mercato del lavoro e quindi perlomeno io ti so dire quello che stiamo facendo noi. Bene, no, Facciamo no, beh, tantissime una buona iniziative notizia. appunto di sensibilizzazioni, oltre che di open day diretti proprio ai pazienti, perché poi in primis chiaramente il nostro interesse è cercare di essere utili Certo, ai certo. pazienti, alle Bene, pazienti, come sai, infatti. Sì, alle. infatti, molto, molto di più, infatti. Adesso, diciamo, dopo aver rotto il ghiaccio, andiamo un po' nella parte più tecnica, più fisioterapica. Diciamo, il metodo che abbiamo usato anche per la scorsa intervista è quello di seguire un po' il metodo di valutazione, prima soggettivo, oggettivo, valutazione e trattamento e quindi il piano di trattamento alla fine. Quindi andremo in ordine anche per le disfunzioni temporomandibolari in questo ordine. Quindi partendo dalla fase soggettiva, entra nel tuo studio un paziente che ti ha contattato per un dolore temporomandibolare. Quindi qual è il tuo processo mentale? Che tipo di domande rivolgi a questo paziente? In questa fase, quali sono i tuoi obiettivi? Cosa vuoi sapere da questo paziente? Io sono cresciuto appunto a stretto contatto, come ti dicevo prima, con i chirurghi maxillofacciali, con gli odontoiatri, e quindi ho apprezzato con loro l'importanza di tutto ciò che è IBM, ma anche il saperlo interpretare ciò che è IBM. Per quanto riguarda appunto la valutazione, io mi attengo a quelle che sono le indicazioni della cosiddetta Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorder, che è questo protocollo internazionale ufficiale scientificamente validato. Praticamente tutto il mondo valuta se lo vuole fare seriamente attraverso il protocollo Diagnostic Criteria. Tutto ciò che non è valutazione Diagnostic Criteria è opinione, non è una valutazione medico-scientifica. A maggior riprova, qualsiasi articolo tu puoi leggere, puoi scaricare in qualsiasi congresso o convegno, si parla di pazienti valutati secondo le indicazioni Diagnostic Criteria. Quindi, in primis, chiaramente, io mi attengo a quella tipologia di valutazione. Tu mi chiedevi prima il paziente che entra in sala d'attesa, e io ti dico quello che poi condivido con tutti i miei allievi di tutti i miei corsi. In primis, le interception question. Sono cinque domande molto semplici che il fisioterapista può fare al paziente, può stampare un foglio e metterlo in sala d'attesa, può fare un post sulla propria pagina di Facebook. Sono cinque domande molto semplici. La prima, hai mai avuto dolore a livello del viso, dell'articolazione temporomandibolare? Seconda domanda, hai mai avuto un mal di testa che includesse l'area delle tempie negli ultimi 30 giorni? Terza domanda, ti sei mai sentita bloccata a bocca aperta? Quarta domanda, ti sei mai sentita bloccata a bocca chiusa? Quinta domanda, aprendo e chiudendo la bocca, muovendo la bocca, hai sentito dei rumori? Ora,
secondo le regole dettate dall'American Academy of Orofacial Pain, basta un solo sì a una di queste cinque domande affinché il paziente sia suggeribile un approfondimento attraverso una valutazione più Quindi approfondita già del quello detto ti tema. indirizza, diciamo, Sì. verso una Un strada. paziente che presenta un sì, secondo quello che è la proposta di ragionamento, la proposta di valutazione che viene seguita da tutto il mondo e da tutta la comunità scientifica quando si parla di disordini temporomandibolari, è sicuramente questa. Quindi, in primis, una sorta di il termine in inglese interception, secondo me, rende molto bene l'idea, cioè di riuscire ad intercettare Intercettare, certo. il paziente e di riuscire subito ad avere una primissima idea. Il protocollo Diagnostic Criteria poi è un protocollo diviso in due parti, una più squisitamente muscoloscheletrica che prevede tutta una serie di test validati con delle Beh, sì, poi altissime. della parte oggettiva parleremo dopo, sì. E che ti aiuta anche nel capire meglio il paziente, perché sempre insieme alla Diagnostic Criteria ci sono i cosiddetti decision tree, ovvero tutti quelli che sono gli schemi che a seconda delle risposte che ti dà il paziente in valutazione, ti aiutano ad avere un'idea diagnostica del paziente. Ho usato un termine molto specifico, diagnostica, perché quando si parla di disordine temporomandibolare, il fisioterapista svolge un ruolo di supporto diagnostico che rimane sempre ai dentisti, ai neurologi oppure ai chirurghi maxillofacciali. Comunque il supporto del fisioterapista nel diramare una diagnosi è estremamente importante. Beh, Non ovviamente basti parliamo di diagnosi soltanto. fisioterapica, ovviamente di diagnosi funzionale, certo. Sì, assolutamente, assolutamente. Quindi dopo, insomma, dopo la fase soggettiva, appunto, avevi parlato un po' anche della parte oggettiva. Quindi, diciamo, durante il corso di Parigi mi era piaciuto molto quando il professor Cascone aveva parlato della valutazione, dice, vabbè, mettete le mani e sentite la temporomandibolare come si muove. Quindi dal punto di vista oggettivo, quali test prediligi, quali sono le valutazioni che secondo te non devono mai mancare? In primis, come appunto ricordavi il professor Cascone, il sentire la mandibola, auscultare è il termine che forse noi in fisioterapia conosciamo meglio, ascoltare per gli osteopati, comunque è quella parte prevista dalla Diagnostic Criteria nella quale viene effettuata una leggerissima palpazione sui condili, viene richiesto un movimento di apertura, di chiusura, di lateralità del paziente. E vengono ascoltati, ci si mette lì a sentire se compaiono rumori tipo click o tipo crepitio, e già sentire questo suono ti può aiutare a indirizzare l'idea. L'altro test fondamentale è sicuramente la palpazione del polo anteriore e del polo posteriore del condilo, che ha una specificità e una sensibilità incredibile nel saperti indicare se hai fra le mani un condilo che presenta un dolore retrodiscale, quindi magari più dovuto a un sovraccarico, a una compressione della parte posteriore del condilo, oppure se è un dolore anteriore, quindi è un condilo che va troppo oltre il suo range of motion e quindi tende ad andare addosso al tubercolo zigomatico. Questo qui e l'altro test assolutamente è ovviamente la palpazione muscolare. Palpazione muscolare che deve essere eseguita anche qui secondo regole ben precise, sia in termini di tempo, cioè di quanto tempo il fisioterapista deve palpare quel singolo distretto muscolare, sia in termini di pressione. Infatti, nei miei corsi, i ragazzi vengono sottoposti a essere calibrati come palpazione, perché le indicazioni appunto internazionali sono che la palpazione della muscolatura extraorale dovrebbe essere di circa 1 chilo. Quindi calibrando i ragazzi si riesce a ottenere una buona omogeneità di valutazione. E invece per quanto riguarda i muscoli intraorali?
muscoli intraurali negli ultimi anni c'è stato, che appunto penso ti riferisci a quello che abbiamo fatto vedere appunto a Parigi. Per quanto riguarda i muscoli intraurali, sono dei muscoli il cui trattamento, il saperli approcciare, il saperli quando approcciare, possono essere veramente decisivi per l'esito della terapia. Addirittura la letteratura, se ben ricordi, il dato stupì in particolare i chirurghi statunitensi: la fisioterapia con le tecniche di release miofasciale, intraorale, dei muscoli pterigoideo laterale, pterigoideo mediale, l'inserzione del temporale, può ottenere fino al 90 su, il 90% di tasso di successo nei pazienti con disordine temporomandibolare cronico. E come puoi ricordare, questo dato fece un Si attimo aveva sì, un parto. sobbalzare i chirurghi statunitensi. Bene, quindi siamo passati insomma, dalla valutazione soggettiva, abbiamo fatto i nostri test, adesso è tempo di trattare questo paziente. Perdonami, una cosa sul test, perché ecco, tu mi hai dato la possibilità di dirti, io penso che un altro test fondamentale sia appunto quella che ti volevo dire, l'AXIS 2, cioè la seconda parte del diagnostic criteria, ovvero sai, si parla sempre di pazienti che hanno questo problema perché sono stressate, di pazienti che vengono da me perché hanno dolore, nessuno le crede e prendono psicofarmaci. La diagnostic criteria è una valutazione corretta, prevede anche la somministrazione di questionari ai pazienti riguardanti il loro livello di ansia, di depressione, di dolore cronico, di kinesiofobia e di limitazione funzionale. Depressione ed ansia tendono ad avere una comorbidità col disordine temporomandibolare particolarmente importante. Addirittura, sempre per rimanere in tema di numeri, no? Stasera mi hai detto sparami qualche numero, Valeria, io te lo sparo qualche numero. Beh, io sono a un congresso di dentisti, come sai, anche i dentisti sanno che la letteratura ormai parla che oltre il 50% degli onset, cioè delle insorgenze di disordine temporomandibolare, è legato a uno stress life event, cioè a un evento stressante di vita. Quindi, di valutare una ragazza, perché appunto tende ad essere una problematica femminile 8 a 1 il rapporto, Certo. 12% della popolazione femminile italiana, e saperla valutare con degli strumenti adeguati, nei quali nessuno vuole fare lo psicologo o lo psicoterapeuta, ma semplicemente andare a misurare, così come utilizzi il termometro per misurare la febbre, andare a misurare attraverso strumenti, ribadisco, validati a livello internazionale e accettati da tutta la comunità scientifica, per avere un'idea dello stato di ansia e depressione della paziente. Sì, Scusami se ti ho interrotto, ma ci tenevo tantissimo. Questo è un no, vai. aspetto che, a parer mio, in temporomandibolare può fare veramente la Sì, differenza, no, capire hai fatto veramente chi benissimo. hai di fronte. Hai fatto benissimo a dirlo, anche perché per chi segue la nostra pagina sa benissimo che noi siamo grossi sostenitori del modello biopsicosociale, in cui ovviamente ci sono. Più della parte fisica, ci sono tante altre cose che Sì, rientrano, e forse i sì. pazienti temporomandibolari Temporomandibolare più forse, di tanti infatti, altri, più di forse. tanti. Pienamente d'accordo con te, Paolo. Pienamente E d'accordo. quindi stiamo seguendo insomma questo filo che è passato dalla valutazione soggettiva a quella oggettiva, e quindi adesso arriviamo poi alla parte del trattamento. E, come se ne abbiamo parlato tanto, insomma, quanto le evidenze ci dicano come la terapia manuale e gli esercizi siano due cardini del trattamento della temporomandibolare. Quindi, se ci vuoi parlare un po' di questo aspetto, anche se c'è qualcosa di nuovo, qualche nuova linea guida ultimamente. Ma l'ultima linea guida alla quale ho avuto l'onore di partecipare sul dolore orofacciale è della pubblicazione dello scorso anno. Prossimamente ci sarà un nuovo progetto per alcune rivisitazioni di linee guida, ma non su argomento dolore orofacciale. Per quanto riguarda dolore orofacciale, ti dico questo, che la terapia manuale può essere efficace
come e più anche dei farmaci. E già questo è un risultato molto interessante, soprattutto tenendo presente che disordine temporomandibolare tende ad avere una comorbidità molto stretta, con una patologia anch'essa particolarmente debilitante, come l'emicrania, come la cefalea cronica quotidiana, come la cefalea tensiva, e può esacerbare ulteriormente la sintomatologia legata alla cefalea cervicogenica. Tradotto, chi soffre di mal di testa tende a soffrire di disordine temporomandibolare. Quindi, quanti di noi hanno visto amiche o amici o parenti che si imbottivano di farmaci di fronte a un farmaco? Forse Sì. quello è un paziente che può avere un disordine temporomandibolare. Quindi, diciamo come linea guida, innanzitutto questo: qualsiasi persona che riferisce un mal di testa, laddove non presenti le red flags che impediscono una palpazione, insomma, e dovrebbe essere valutato anche da un collega fisioterapista esperto in dolori muscoloscheletrici, cefalea e disordine temporomandibolare. Cosa gli facciamo? Che gli famo, si dice a Roma, no? Che Certo. gli famo? Che gli fai? Fondamentalmente una seduta dura circa 45 minuti, poi alla fine si sfora sempre nell'ora di trattamento. A Roma siamo un pochino larghi, come quando vado a visitare a Milano sono più precisini. 45 minuti, un'ora siamo. In questi 45 fa 6 sedute la paziente, fa un ciclo da 6 sedute, quindi la paziente sa quando comincia e sa quando finisce. Un incontro a settimana, alla fine di queste 6 sedute la paziente viene rivalutata. Anche con quei test che ti dicevo prima, perché andiamo a vedere anche se quei valori, perché in particolare la scala della Chiaramente. limitazione funzionale ci dà i numeri di quella che è stata l'efficacia del nostro intervento, perché, ed è questa la cosa che a me personalmente piace in temporomandibolare, che da me il mio paziente che mi dice soltanto sì, sto meglio, a me non mi basta, non è una risposta. Noi abbiamo tutto uno schema, una struttura che ci permette di dire dove, come, quanto è migliorato in maniera precisa, Dati tangibili, quindi certo. con dei dati tangibili, tanto che appunto la letteratura in disordine temporomandibolare è una delle letterature più fiorenti, soprattutto in ambito fisioterapico, per cui questo ci teniamo a sottolineartelo. Una seduta di cosa è composta? Quattro elementi. Terapia articolare della temporomandibolare. Sono tutte tecniche di mobilizzazione a bassa velocità, estremamente morbide, delicate, dirette a una mobilizzazione dell'articolazione. Abbiamo una parte più squisitamente miofasciale e orofasciale, inteso come sia di release delle strutture muscolari coinvolte, quindi muscolo massetere, temporale, sternocleidomastoideo. Ma tanta attenzione anche a quella che è la lingua, la funzione della deglutizione, le labbra, il frenulo, la respirazione. La lingua è il muscolo più grosso che abbiamo in bocca. Se il fisioterapista non riesce a gestire la lingua, non solo chi fa craniocervico-mandibolare, ma poiché la lingua è il terminale finale della catena anteriore descritta dal Busquet, dalla Maizière e dalla Souchard, io ritengo sia importante per l'appunto l'approccio anche alla lingua, e questo ci porta ad esempio a collaborare tantissimo con le colleghe logopediste. Certo. Terzo approccio, che ne dicevo, sono quattro nella stessa seduta, devi mettere questi quattro ingredienti, poi sei tu che li misceli e li dosi a seconda delle necessità della tua paziente, perché ogni paziente è differente, noi sappiamo. Terapia manuale, più squisitamente diretta al tratto cervicale, sempre con tecniche in particolare ridotte al distretto alto C0, C1, C2, e tecniche di terapia manuale craniale. E infine, quarta parte, ma non per ultima, ma non per importanza, anzi forse per importanza è la prima, l'educazione e il counseling. Le nostre pazienti vengono letteralmente addestrate a farsi degli autotrattamenti, gli viene consegnato il loro foglio di Home Exercise Program, chiaramente cucito, tailored, direbbero dalle parti tue, Come Paolo, infatti. cucito su misura,
cucito su misura a quelle che sono le esigenze della paziente. Inoltre, le pazienti vengono letteralmente anche sostenute, perché sai, proprio l'altro giorno c'era una collega siciliana che ha fatto il corso con me e mi ha fatto vedere un bite di una sua paziente, una cosa terribile, pagato 12.000 euro. Ora, queste ragazze, molte di queste pazienti sono state esposte e vengono richiesti anche degli investimenti incredibili. Le pazienti con disordine temporomandibolare sono le pazienti che spendono due volte più di tutte le altre pazienti in risonanze magnetiche, in elettromiografia, in kinesiografia, roba inutile. Quindi educare queste ragazze, spiegargli che cosa gli sta succedendo, perché sennò vanno nel panico. Tieni presente inoltre che questa è una pubblicazione di dicembre dell'altro anno su Nature, un dolore a livello orofaciale va dritto dritto nei centri di elaborazione del dolore, del talamo, ok? Che è una cosa che abbiamo visto insieme a Parigi pure col professor Anastasi, come Sì, professor ricorderai. Anastasi, una bellissima presentazione. Sì. Su quell'idea. Certo. E come ti dicevo, tutte quelle che sono anche le attenzioni nella vita di tutti i giorni, una mi sento di condividerla con le persone che avranno avuto la voglia di ascoltarci, è ad esempio lo sbadiglio. Lo sbadiglio è la trappola numero uno per chi non ha una temporomandibolare proprio fantastica, perché è un movimento involontario. Quindi in Infatti. primis suggerire a queste ragazze di sbadigliare mettendo la manina, vedi, sotto al mento, in maniera che sullo sbadiglio, la forza cinetica dello sbadiglio non faccia aprire troppo la bocca, ma venga scaricata a livello del cingolo cervicale. E quindi così facendo la paziente non apre in maniera eccessiva e incontrollata la bocca, rischiando di rimanere incastrata, come Infatti, dicevo prima. evitando l'open lock. Bravissima, evitando l'open lock. Quindi quella, ad esempio, è una piccola attenzione che però non me ne vogliano i cari amici chirurghi maxillofacciali, così facendo abbassiamo le probabilità, come diceva Paolo, di open lock, cioè Sì. di E blocco in apertura. poi hai appunto citato gli esercizi, quindi Sì. diciamo che poi la fase, ovviamente nei restanti giorni in cui tu non vedi quella paziente, ovviamente loro casa avranno tutto a parte l'educazione, Come ti ovviamente. dicevo, oltre a sapersi toccare da sole, a farsi le mobilizzazioni da sole, a sapersi trattare sanno che cosa sono i trigger point, sanno che cosa sono le restrizioni miofasciali. Perché poi, tra le altre cose, Paolè, è meglio che gliele spiego io, perché se non gliele spiego io, ci cioè pensa il dottor Google. E purtroppo il dottor Google a queste ragazze le riempie di shit. Ok, gli riempie di shit il cervello e sono preoccupatissima, spaventatissima. Quindi io do loro, ma ti ripeto, non è Valerio Palmerini, sono le indicazioni internazionali che vengono date. C'è una pubblicazione della professoressa Michelotti che testimonia come la semplice educazione di queste pazienti può ottenere dei miglioramenti in termini di scala bassa, era l'articolo, quindi potremmo dire tante cose. Però in termini di scala bassa c'era un netto miglioramento nelle pazienti a cui veniva fatta solo l'educazione rispetto alle pazienti che mettevano invece il bite. Tanta roba, eh? Sì, Tanta roba se ci pensi, eh? infatti, sì, Scritto da una poi, dentista, professoressa Michelotti è una dentista infatti, professoressa Michelotti dell'Università Federico II di Napoli. di Napoli. Bene, Valerio, mi sa che siamo riusciti ad arrivare alla fine di questo percorso toccando tutti i punti che volevamo toccare. Spero di non avervi annoiato troppo, ma di avervi al contrario incuriosito un pochino su quello che è il mondo temporomandibolare. Grazie ancora a Paolo della possibilità che mi ha dato. Sono ben contento di aver contribuito, insomma, a questa pagina. È una pagina che seguo, Guida Galattica dei Fisioterapisti. Complimenti, è un gran bel progetto. E ogni promessa è debito. Paolo mi dà anche l'occasione per annunciare un progetto che verrà molto pubblicizzato poi soprattutto nei prossimi tempi. Il prossimo 26, 27 e 28 aprile
2019 a Roma si terrà un incredibile evento, un Cranio Facial Pain Congress, un congresso internazionale. Al seguito del congresso ci saranno workshop dove i vari partecipanti potranno partecipare e incontrare tantissimi docenti. E chi sono questi docenti che verranno a Roma dal 26 al 28 aprile? Avremo César Fernández de la Peña da Madrid, Harry von Pickers da Osnabrück, Peter Svensson da Aarhus, Daniele Manfredini, odontoiatra qui da Massa Carrara, la professoressa Ambra Michelotti da Napoli, Firas Murad da Brescia, Matias Shaab da Buenos Aires. Insomma, abbiamo riunito Tanti, Claudia tanti. Maria De Felicio dal Brasile. Abbiamo la Claudia Maria De Felicio, logopedista orofacciale, oltre 300 articoli, che viene dal Brasile, farà una relazione, farà un workshop, sarà un evento incredibile. Tanta, tanta evidenza, tutto insieme. Abbiamo fatto due conti, così per scherzare, tutti i relatori che abbiamo messo insieme fanno insieme oltre 1800 articoli e qualcosa come 18 libri pubblicati. Quindi sarà veramente l'evento per parlare di tempo romandibolare ad altissimi livelli, a livello internazionale. Ovviamente sarà tutto in italiano, avremo i traduttori, nonostante ci saranno inglesi, francesi, da tutto il mondo ne avremo. Quindi spero di vedervi tutti quanti il 26, 27 e 28 aprile 2019 per questo grandissimo Speriamo di evento. rivederti allora alla pagina per farci poi una ricapitolazione e per raccontarci com'è andato allora. Sì, assolutamente, assolutamente, e soprattutto la speranza nel fuori onda, ve lo dico, pregavo in ginocchio Paolo di venire perché mi spiegava che in quel periodo, com'è che? Cos'è in Inghilterra? È half term, Half com'è? term, le Ok. vacanze pasquali. Quindi, Sì, è tutt'altro che da pieno. lui è British, Quindi, quindi si deve attenere al calendario British. va bene, grazie ancora Valerio, grazie a tutti per averci seguito e spero che abbiate voglia di mettere un bel mi piace a questo video e di condividerlo sulle vostre bacheche e sui gruppi a cui fate parte. Ok, ciao a tutti, buona serata. Ciao!